Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, siamo ancora su Live Social, ancora alle frequenze di Radio Roma Capitale. Quest'oggi ci dedichiamo a una delle nostre pillole dedicate appunto alla medicina. Lo facciamo in compagnia di un biologo nutrizionista. Io do il mio benvenuto a Ruggero Grieco. Ruggero, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, intanto ti ringrazio di essere qui con noi, di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E inizierei un po' a parlare di tutto quello che è la tua, diciamo, professione. Tu sei un biologo nutrizionista e quest'oggi parliamo un po' di tutto ciò che gira intorno all'alimentazione, lo sport, eccetera eccetera. Sì. Allora, intanto volevo chiederti che cosa in realtà è giusto mangiare, quanto è giusto fare sport, ecco, a grandi linee. Sì, allora, come chiaramente la parola di corretta alimentazione è una parola molto importante, come ben si capisce. Sicuramente io utilizzo il termine a seconda poi di ogni caso, perché ognuno di noi ha un'alimentazione differente dall'altro, pertanto l'alimentazione che può essere corretta per un determinato tipo di persona sicuramente non è corretta per l'altro. Certo. Questo perché quando si vanno ad elaborare dei piani nutrizionali si tiene conto di tutte quelle che sono le esigenze, quindi a spaziare da quello che può essere una persona che compie attività sportiva fino ad arrivare all'attività di una persona che è sedentaria, per poi arrivare anche a delle persone che hanno delle patologie e quindi vanno trattate con dei piani nutrizionali ben diversi, adeguati e differenti. Allora, parliamo di una persona che, diciamo, quali sono le differenze che possono esserci tra l'alimentazione consigliata a una persona magari sportiva che si allena anche a livello non professionistico e una persona che magari è più sedentaria? Certo, allora sicuramente per quanto riguarda una persona sedentaria va considerata quella che è il suo intake calorico, pertanto gli sarà data un'alimentazione che tiene conto in primis di quelle che sono preferenze ed esclusioni alimentari. Un'alimentazione che comunque va a stimolare quello che è il metabolismo, pertanto attraverso l'utilizzo di quelli che sono tre pasti principali nel corso della giornata e più due spuntini. Invece per quanto riguarda una persona che si appresta a fare sport, chiaramente differente da chi fa sport in maniera agonistica, va trattata in maniera differente, perché è molto importante per la mia attività andare a considerare quelli che sono proprio gli impegni in termini di dispendio energetico della persona che fa sport. In questo caso sicuramente si vanno a prediligere dei tipi di alimenti che danno energia a lungo e chiaramente vanno anche a dare forza alla persona. Certo. Perché è importante quando si va a sport andare comunque ad effettuare l'attività sportiva al massimo, quindi della forza fisica. Pertanto è inconcepibile per esempio arrivare a fare sport per esempio la mattina senza aver fatto un'adeguata colazione. Io questo lo dico sempre ai miei pazienti che fanno sport durante le ore del mattino, tipo alle 8:30 del mattino. Vengono da me molti pazienti che dicono: no, sto andando a fare sport, ho bevuto un semplice caffè. Assolutamente no, bisogna cambiare e quindi andare a fare educazione alimentare. Pertanto bisogna in primis svegliarsi un po' prima, quindi come buona abitudine. Poi è molto importante fare colazione nell'arco di 30 minuti dal risveglio. Questo perché? Perché chiaramente si va subito a far partire quello che è la nostra macchina, perché il nostro organismo chiaramente è come una macchina, quindi va dato subito del carburante affinché possa partire nel migliore dei modi. E poi chiaramente anche in questa maniera si va ad affrontare, poi a seconda di quelli che sono gli impegni sportivi, si va ad adeguare la giusta colazione. Assolutamente. Allora, parliamo invece di quelle che possono essere invece le alimentazioni, si parla sempre di alimentazioni per mantenere la linea. Sì. Invece io sono curioso di sentire le alimentazioni che sono corrette per chi invece vuole magari prendere qualche chilo, non magari di pancia, però quelle che possono essere le alimentazioni che magari uno dice: voglio prendere, diventare 2-3 chiletti in più, eccetera. Esattamente, eccetera. Esattamente. Allora, anche in questo caso proprio diciamo metto a punto per i miei pazienti sempre un'alimentazione atta a prendere dei chili, però chiaramente sempre attraverso lo studio di quelli che sono i compartimenti dell'organismo. Pertanto qual è sempre, diciamo, il segreto? È quello di non mettere massa grassa, pertanto andare
a mettere i chili in massa magra e massa muscolare, facendo aumentare anche quella che è la percentuale di acqua, di idratazione del nostro organismo. Io, diciamo, quello che ho sposato come mio progetto base è la dieta mediterranea, infatti anche il mio marchio, che è Dietamed, viene appunto la parola dieta, che in greco significa dieta, e med mediterranea. Pertanto andare a dare i chili che servono a chi ha bisogno poi chiaramente di mettere su un po' di chili, sicuramente in maniera quindi pulita, tramite massa magra e massa muscolare, con i soliti 5-6 pasti giornalieri. Quindi come deve essere composta? Composta con quelli che sono gli alimenti della nostra tradizione, quindi senza esagerare apporti proteici o lipidici, no, assolutamente no. Quindi sempre in maniera equilibrata. Ok, allora io volevo anche andare a dare quelli che sono poi i suoi contatti, in modo da poterla trovare. Il numero di telefono è il 327-7972-134. Sì, confermo. L'indirizzo è via Taranto 58 a Roma, di uno studio, mentre via Leontin Delittis 36 a Barletta. Esattamente. La pagina Facebook è Dietamed. Sì. Dietamed, scusa, Dietamed, perché non l'hai detto prima. Instagram è Dietamed. L'indirizzo email è dot.ruggerogrieco@gmail.com. Esattamente. In più, dottore, io la ringrazio di essere stato con noi. Io ringrazio per la possibilità dell'intervista. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori, ricordandovi di non andare via. Noi torniamo tra pochissimo, sempre sulle frequenze di Radio Roma Capitale. Rimanete con noi. Ciao.